Siamo on, a di benvenuti, linko giusto una cosina. Oggi volevo parlare di una cosa particolare, in senso. Ecco, già ho sbagliato, infatti mi fa incavolare sta cosa. Ok, come potete vedere sia dal nome oppure chi ci sta guardando in differita da YouTube, oggi volevo fare uno speciale su Toriyama che è venuto a mancare all'inizio di questo mese. Mangaka, vabbè, famoso in tutto il mondo, non sto neanche a spiegare, non userò la parola maestro, anche se dicendolo ho già sbagliato praticamente. E non ho mantenuto fede a quello che voglio dire, praticamente perché tutti, no, si riempiono la bocca di questi paroloni se non hanno mai tenuto una matita in mano. Beh, io perché, vabbè, faccio un mestiere similare, ma non per questo gli altri non possano dire niente. Non voglio dire assolutamente questo, ma voglio dire che tutti, no, si credono chissà chi usando la parola maestro, e poi insomma era un uomo come tutti e molto bravo. E così adesso ho creato questa pseudo composizione un po' farlocca con alcuni dei giochi in cui lui aveva lavorato. Oggi guardiamo solo SNES e PSX perché era anche un character designer che appunto ha lavorato anche nell'industria videoludica, oltre che aver fatto famoso per Dragon Ball, neanche lo dico, cioè Dr. Slump e altre cose, no? Tra i più famosi. A proposito di Dr. Slump, ho portato qua tutte le mie chicchette. Questo l'ho preso a una fiera dei bambini, è Supaman, no? Ve lo ricordate, no? Di Dr. Slump. Questo me l'ha venduto a 60 centesimi l'uno. E vabbè, c'ho solo questi due. Lui non mi ricordo come si chiama. Tocca che lo copro così. Carinissimi. Vabbè, bando alle ciance, so che è già stato fatto questo format, ma non volevo. Chi, se per caso qualcuno lo vede, dice che ho copiato, e volevo solo dire una premessa, che il retro gaming deve unire e non divide. Insomma, se io avevo già scritto questo episodio in verità, e un attimo che volevo linkare sempre la mia pagina, in modo che si potesse vedere anche a chi di dovere. E quindi niente, vedremo alcuni giochi per lo SNES e altri per PlayStation 1, tra cui approfitto per parlare di un argomento che mi piace molto, ovvero che c'era un gioco che piaceva a tutti, a me faceva già schifo, e vi do delle valide alternative in caso volete giocare qualcosa di bello di Dragon Ball. Perfetto. E vado sulla chat, vabbè che adesso ce l'ho tutta visiva, qui do col nuovo setup, ho anche praticamente messo delle nuove GIF. Sono un poco abituato a riparlare dal vivo perché è un po' che non lo facevo per varie cose. E quindi niente, siamo con la chat, perfetto, ho già parlato, siamo già a 3 minuti, non abbiamo detto praticamente nulla. Cominciamo a disattivare queste immagini per passare al primo gioco. Comunque vedete Dragon Quest, voi non so se vedete il mouse chiaramente. Quindi Akira Toriyama ha lavorato per Dragon Quest e Chrono Trigger, famoso altro GDR per il Super Nintendo, e vabbè Blue Dragon anche, che c'è stato anche l'anime nonché il videogame, e questo Tobal che è un picchiaduro per la PlayStation 1 di due capitoli. Poi vedremo che lì vedrete, cazzo dici, sta copertina fighissima, infatti il gioco non era malvagissimo, però comunque i personaggi rendono sempre di più in modo bidimensionale, ovvero quando li abbiamo su artwork che quando sono in low poly in questo caso. Bene, dai, partiamo subito col primo gioco. Ho fatto una selection molto easy. Ok, e intanto comincio a disattivare tutte le immagini. Pam, 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 pam. Ok, poi semmai le rimettiamo alla fine. E partirei con lo SNES che abbiamo qui. Oggi tutto un programma, eh. Perfetto, dovrebbe tutto. Ah, questo. Oh, non modifichiamo nulla prima che succeda qualcosa di strano. Load game. Le avventure di Batman e Robin. No, non c'entra niente. Volevo fare Dragon Quest Japan, chiaramente. Quindi per Famicom in questo caso. Questa non la sapevo, non me l'ha trovato europeo. Pensavo fosse uscito anche da noi, invece per quanto pare no. Spero che voi non vediate quelle cose strane.
Bellissimo che con pochi pixel si riesce già a capire la Toriyamità. Adesso guardiamo un attimo l'intro, facciamo giusto i primi minuti. Ecco, bellissimo. Ricordo che se volete recuperare questa fantastica saga, io ne ho giocati, tipo ho giocato al 4, all'8 che è quello per PlayStation 2 e anche un altro se non sbaglio, no, solo questi due, 4 e 8 ho fatto. L'1, il 2 e il 3, o usate gli emulatori. Oppure c'è una bellissima collection che è uscita, non so se sta uscendo o già uscita, ecco, che si chiama 2D HD, cioè nel senso che sono sempre bidimensionali i capitoli, quindi li rivedete così, ma un po' più definiti. Non so se sono in pixelato oppure sono disegnati a mano, la dovrei vedere, però in ogni caso mi ricordo che era godibile. Ecco, il solito messaggio di spam che arriva puntuale. Vabbè, quindi noi, questi dopo tipici personaggi Dragon Quest. Questo io mi darebbe gusto anche giocarlo così, sinceramente. Comunque adesso prendo il pad. Per questa occasione ho un pad tra virgolette dell'Xbox 360 tarocco, perché vi ricordate che abbiamo giocato a Resident Evil? Adesso lo riprendiamo, Resident Evil, solo che volevo trovare i miei vecchi pad, li ho trovati della PlayStation 1, quelli senza analogico, ma cioè soundtrack pazzesca. Questo mi viene voglia di giocarlo un botto, cioè, ma voi non vi prende voglia, cioè chi se ne frega di andare a giocare a giochi mediocri così moderni, cioè, no, adesso non è una provocazione, era per dire che, cioè io questo tipo già c'ho troppa voglia di giocarlo, adesso appena finisco quello che sto facendo e quasi quasi un Dragon Quest me lo sparerei, mi manca troppo giocarci. Soundtrack pazzesche, character design, vabbè, pazzesco. Le storie sono anche molto belle. Adesso non stiamo capendo niente, però oggi me la voglio prendere con calma, non so se durerà mezz'ora, un'ora. Voglio innanzitutto finire questo intro e poi giocare i primi minuti, sempre se ci capiamo qualcosa, se non ci capiamo, pazienza. Poi Dragon Quest 3 è quello tipico, no, del protagonista col diadema. Ho scelto questo perché era abbastanza iconico. Se no, su Dragon Quest 2, per dire, c'è quello con il caschetto da aviatore. Cioè, troppo belli quei personaggi lì. Questo non so chi sia, non sembra lui. Cioè, guarda che roba. Che voglia di viaggiare in questi mondi. Cosa succede? Questo guerriero va in questo vulcano. Ma che bella sta animazione. Questo prima era fatto tra virgolette con i sprite che vedremo sempre nel gioco, invece questo è proprio un filmato. Comunque l'emulatore SNES 9X o 9X che lo uso da quando avevo 15 anni praticamente. Ma che bello, questo sembra quasi un gioco 2D già fatto. Quindi lui affronta questo tipo qua. Ma qua torna in loop, sembra. Eccolo. Lo sconfigge ma entrambi cadono. Questo è il nostro eroe. Questo sembra quello dell'uno quasi. Con le corna, no, questo è un soldato dei re sicuramente. Eccolo il nostro protagonista. Tra l'altro anche personaggio selezionabile in Smash Bros.
andremo più veloci perché gli altri della selection sono dei picchiaduro, quindi. Che volevo dire intanto che c'è il video. Quindi sì, è un video che volevo fare un po' di tempo fa, un po' prima. Però molti anche ragazzi del retro gaming l'hanno già fatto, ma non è per copiare, appunto, anzi. Piango sempre, cioè vieni, c'ho i brividi, guarda che roba. No. Mi chiamo così. Velocità dei messaggi, 8. Ah, posso già muovere, che figata! Cioè, stupeva. No, vabbè. Ma cazzo, che voglia di giocarci. Oh, questo è SNES, oh. Per la precisione, Famicom. Va bene così. Cosa mi fa scegliere? Ah, la data di nascita. Va bene, va bene. Non so se mi... Tanto... Mi chiede la stessa cosa? No, in verità. Qui c'è una specie di testa all'inizio, non so. Figo. Super curioso di vedere come la versione. Ovviamente la versione HD sarà anche tradotta. Voglio vedere se mi fa fare almeno un combattimento. Va bene. Voglio farvi vedere un combattimento, speriamo di arrivarci. Lo sprite? No, bellissimo. Da una parte c'è lo scudo, da una parte no, come piace a me. Quindi sprite fatto benissimo. Ma no, torno qui. E quindi mi fa rifare il test, no? Pensavo fosse più semplice l'intro. Questo non l'ho giocato. Comunque il 3. Ah sì, ok. Il 3 lo voglio giocare assolutamente. Ah, ok, ho fatto bene in verità. Tipo Pokémon, cosa che è la madre dell'eroe, capito? Uno con spada e scudo. No, non lo so. Madò, quanto è bello, quanto è bello. Uè, non sto esagerando, non è che dici, ah, questo deve fare retro gamer. No, no, cazzo, per me è una roba fantastica. Chi non ha questa percezione mi dispiace un po', perché chi è nato dopo, cosa posso fare? Ah no, questo apre il menu. Devo andare al castello. Cioè, perché io sto capendo esattamente cosa sta succedendo, non c'ho bisogno che sia in un Real Engine, cioè, hai capito cosa voglio dire? Tra l'altro oggi ho fatto un po' prima la live, infatti non c'è nessuno, vabbè, come... Ma perché questo apre il menu? Ah, perché tu su Dragon Quest apri il primo e parla. Vabbè, noi andiamo fuori dalla città, fa un combattimento, poi andiamo al prossimo gioco.
Come si esce? Ta-da-da. Questa è bellissima. Vuoi sentire? Bellissimo. Combattimenti su Dragon Quest, vedi, tu non vedi mai il tuo pupetto, però sulla versione HD mi sa di sì. Li hanno messi alla Golden Sun, se mi capite, quindi in tre quarti in diagonale. Quindi io non so, magari ci avrò delle magie. No, questi sono. No? Vabbè, è impossibile capire, cioè era giusto per farvi vedere qualche. Vabbè, abbiamo visto gli slime, siamo contenti, possiamo passare al prossimo gioco. Fa vedere se muoio, se non muoio. Tanto muoio adesso. Questo mi manda 4, questo mi manda 2 e questo a 0. Ah no, a 1, attenzione, recupero. Vabbè, comunque non ho capito. Bellissimo Dragon Quest 3, perfetto. Ok, e il primo è andato. Oggi invece, sì, oggi, perché ho visto uno, allora un attimo mi sono emozionato. Cosa andiamo a vedere? Qual è la seconda selecta? Possiamo per spezzare vedere un picchiaduro, possiamo vedere Super Butoden. Perché mi fa sta roba? Io spero che voi non la vedete, però vabbè. Super Butoden 3 è una saga di giochi di Dragon, ma questo è il terzo direttamente. Molto figo, secondo me è molto più bella di molta roba uscita su PS1. I giochi della PlayStation 1 di Dragon, l'anticipo, non è proprio, fanno schifo, veramente. Dopo vi ti faccio vedere, perché è veramente una roba incredibile. Questo secondo me è fantastico, perché ha delle meccaniche veramente belle. Giochiamo subito, del 94, cioè ieri praticamente. Ah sì, devo cliccare qua perché un attimo c'è un bordello con le finestrelle. Perfetto. 1P contro CPU. Perfetto. Allora, sprite veramente belli. Questo perché il 3 fa parte della saga di Majin Buu. C'è Gohan, ragazzo? No, prendo lui. Versus Darmura, perché è fighissimo. In quale stage? Dai, torneo mondiale, così. Questa è l'handicap. Questo non so cosa vuol dire. Non ci so giocare. Cioè, guarda che sprite belli, certo. Non è il top, non era il top manco quella volta, fa conto che qualche anno prima era uscito Street Fighter 2, insomma, e qualche anno dopo sarebbe uscito il Third Strike, però se non sbaglio 2 anni dopo, va bene. Però qual è la peculiarità della saga Botuden? Botuden, vedi? Ah, vedo, sì, che c'è quella micromappa e lo schermo si divide. No? Perfetto, adesso mi si carica. Come sui giochi classici di Dragon. Quindi c'è pugno, sarà calcio e onda, perfetto. E quando io sono lontano. Ah, perché devo fare con questa? Lui mi lancia un'onda. Io provo a respingerla facendo il comandino. Vediamo se ce la faccio. No, assolutamente no. Io proprio. Ah, però con i tasti questi posso correre veloce. Ah, ho sbagliato. Oh, ma mi freghi così? Quindi cioè, vedi, abbastanza combo puoi fa. Vabbè, con questo joypad. Come si fa l'onda? Oh, incredibile. Non è con le mezzelune, stranissimo. 1, 2.
mi proteggo, vediamo. No, non è vero che mi proteggo. Che volevo farvi vedere il contrario. Allora. No, sono stanco. Perché io so quell'altro? Mi ha stannato. L'ha presa, ok. No, questo. Ah, cavolo, infatti. Questo me lo devo vedere. Dopo su quell'altro sono più ferrato, però. Tanto non si fa con le mezzalune. O è questo che. Sto controller che fa schifo. Quindi. Poi con i dorsali tu fai lo scatto. Quindi. E poi la presa. Oh, stai calmo. Forse c'è la carica 1-2. No, 1-2. 1-2. No. Niente. Vabbè, meglio questo che Ultimate Battle 22 sicuramente, perché almeno i sfondi sono in pixel art, gli sprite sono belli, cioè non sono pre-renderizzati come poi vedremo. Voglio fare un altro match. Voglio provare Goku tipo. Ah, ho sbagliato perché questo è giapponese, devo schiacciare con questo. Contro Vegeta, dai, classic. Nave di Babidi qua. Comunque chiunque si è connesso si palesi. Ma questa è una musica classica poi dei giochi di Dragon, l'ho già sentita. Addirittura introspe. Ma io non posso saltare in avanti. Ah, perché. Ho capito. Perché io forse ho settato una roba. Aspettate un attimo, vediamo se. Sta a vedere. Perché non avevo. Siccome ho dovuto impostare il pad. Madonna che pad brutto. No, ma tanto su Final Bout prima quando l'ho testato le facevo le onde. Aspetta, allow. Left, up, down. No, che vuol dire? Sì, boh. No, togliamolo questo. Vabbè. Quindi niente, quindi puoi cambiare minimappa. Ecco. Proviamo a fare una roba, tanto non costa niente. Su input io volevo configurare. No, ho sbagliato, scusa.
Ok, vedi, adesso fa... Me ne ha sparate tre. E dai, avevo capito che... Oh, vedi. Dopo in verità se lui risponde... Ok, non ha risposto. Ora sì che si ragiona. Perché avevo impostato una roba del joypad. Dai, rispondi se c'hai il coraggio. Adesso non me la fa più perché... Non mi piace che il raggio è troppo fisso, cioè conoscendo il Super NES potrebbe fare di più. Top. Oh, finalmente, perché ho messo l'analogico adesso, perché prima non... con la croce direzionale è ingiocabile sta roba. Ok. Poi farei un ultimo match a sto punto. Non c'è piccolo? Ah, perché si sblocca dopo. Proviamoci di ciò. Porco zio, devo fare con tondo. Contro Majin Buu, almeno vediamo dei sprite fighi. Nella stanza di Bidi. Let's go, let's go. Ah, giuro, io credo a Majin Buu. Adoro, sì, no, carietta, lo sai. Ok, va bene. No, addirittura l'intro col mago Babidi, incredibile. Toppi testo Mig. Ecco, già esaurito il power. Ma lei è androide? Ah, però qua ancora non c'erano quei gimmick particolari. Madonna, come si carica lenta. Lei come ce l'aveva l'onda? E lei c'ha questo che è più potente. Dai, respingilo in qualche modo. No, io pensavo che dovessi fare il comandino mentre... Oh, il Kienzan furioso. No, lei fa solo un'onda gigante. Dai, respingimela. No, sei... E voglio vedere a questo punto anche le combo, visto che adesso sappiamo, abbiamo le... Ah, sono stannato in qualche modo. Ma che combo puoi fare? Non ho capito. Ah, bello questo. Tipo onda, la mossa tipo onda. Kienzan avvicinato senza video. Invece se la fai quando si splitta lo schermo, chiaramente. Dai, respingimela, facciamo vedere qualcosa di figo, invece no. Esternato, posso... finirlo. No, cosa ho fatto? Benissimo. È morto. Majin Buu, sono contento che sia tu. Carino, non ci farei un torneo di questo perché non è da capire un po'. E questo era Super Butoden 3. Pensa all'1 e al 2, e dici, no, vabbè, sono carini. Cioè, ovvio che se non ci fosse stato, come ha detto qualcuno, picchiaduro di un maggior spessore, questo ti dici, sei un ragazzo, hai il Super Nintendo, sei un ragazzo, un bambino, i tuoi ti come, sei nel 94, i tuoi a Natale ti portano Super Butoden 3, insomma, devi stare solo che baciare per terra, insomma. Vabbè, carino, dai, non, niente di eccezionale così. Si può saltare direttamente al prossimo gioco senza cambiare... No, ho avviato un gioco che non c'è... Che non c'entra un cappero. Che era quello lì della macchinetta. Vabbè, non ci interessa. Prima che parta qualsiasi cosa strana, guardiamo un altro GDR. Stavolta, no, stavolta se. Questo ha un anno dopo Super Butoden 3, tra l'altro, perché leggo 95.
Questo famosissimo, non ci ho ancora giocato perché l'avevo cominciato qualche 10 anni fa su. Cioè, c'è per DS, se lo riuscite a trovare per DS, ve lo giocate comodi al mare, chi vi ammazza più? Senza insabbiarlo, chiaramente. Questo è proprio famosissimo, uno dei GDR più belli di sempre. Io l'avevo cominciato, non l'ho finito, chiaramente, però. Questo è da recuperare assolutamente. Però rivediamo insieme l'intro. Vediamo. Ah, che spettacolo! Mamma mia! Mamma mia! Guarda che roba! Lui è Crono, la trama non la so per niente. Ti dirai, è molto simile a quello che ci hai fatto vedere prima, no? Adesso io sto parlando a un pubblico che magari è neofita. Certo, perché si parla sempre di Toriyama su un gioco per Super Nintendo. Questa volta è la versione USA, stiamo giocando. E i combattimenti sì, sono a turni, ma un particolare character design fantastico. Poi avete visto le illustrazioni che ho messo prima. C'è lei che è un po' tipo Arale, lui che è tipo Goku con i capelli rossi con la spada. Poi c'è la pseudo Bulma, il robottino molto Toriyama-nesco. La rana, bellissimo, quanto mi piace la rana. Poi c'è la cavernicola. Drago, il classico drago alla Toriyama. Ma che spettacolo. Mostri alla. Vedi, il combattimento è così, vedi. Sono un po' basato anche sul piazzamento, mi ricordo. Vedi, lui ha fatto la summon, che era full screen e ha sconfitto chi di dovere. Questo, ragazzi, da recuperare istantaneamente. Non volete spendere un cavolo. SNES 9X. Guarda che aveva anche il mod 7, cioè. Non lo sapevo. Voglio il gioco solo di questo pezzo. Il mod 7, ricordiamo, è quella funzione del Super Nintendo di appiattire, insomma, una schermata pixelata e metterla in prospettiva e farci viaggiare altre cose tipo F-Zero, il pezzo di Indiana Jones trilogia, oppure quando rotea su Super Ghost and Goblin, il livello tutto fatto di carne mostruosa, bellissimo. Guarda che roba, c'è cioè scenari incredibili. Guarda, questo è quante Toriyama questo pezzo. Guarda, guarda che roba, quanto mi piacciono ste mappette, io vorrei un quadro con tutte ste mappette. Bene, let's go. In realtà è. Va bene. Va bene, Crono. Sto gobbo a fare ste live perché devo stare nella telecamera, no? Oh. Allora mi sono così, invece io. Tanto che c'è l'intro. Così posso stare dritto. Cos'è sta roba? Perché mi fa così? Ah, posso cambiare dove mettere il dialogo? Ah sì, pensa che roba! Che figata di funzione, non me la ricordavo. Come on, sleepyhead, get up! Come al solito, come abbiamo visto prima, insomma, è sempre la mamma che ti sveglia, nonostante te sei un tizio con una katana fortissimo, vabbè. Vabbè, non è proprio così, adesso sto scherzando, però che, nel senso che non è vero che è brutto, è molto bella questa cosa. Le campane di Lin fanno sempre una bellissima melodia, musica. Ah, c'è una fiera del millennio, bene. Cazzo, questo sarebbe da giocare quasi. No, in live non c'ho voglia, perché io faccio queste cose per condividere questa passione, però se mi dovessi sparare un Dragon Quest o un Chrono Trigger, io questo me lo fo la sera, tranquillo, senza live, che non voglio essere totalmente immerso in questo mondo. Poi io di solito faccio giochi o che ho già fatto e quindi ve li racconto.
Ah, che figata. Poi quello per DS è veramente. Ah, c'è anche per PlayStation 1, occhio. No, vabbè, voto 10. Ah, questo cuore. Ah, Lucca, bellissima, reale 100%. Poi io odio dire così perché quando anch'io disegno un personaggio, arriva un amico tuo che ti fa: "Ah, ma sembra coso". No, vabbè, sembra. Magari perché io ho fatto un dettaglio simile a un personaggio che hai già visto, ma non è che vuol dire che ho fatto quello, io, no? No, che voglia ho di giocare anche a questo. E quindi dov'è che devo andare? Alla fiera, quindi quassù. Questo me lo ricordo perché Lin è questo quartiere. Io mi ricordo un po' cosa succede. Quindi almeno nell'intro. Oh, va. Ouch, that hurts. Nessuno che pappe che non si è scritto oggi perché sotto le strisce viola che vedete c'è il numeretto di quanti stanno seguendo, in questo caso due, di cui sono uno sono io dall'app. E ci sono poi le scritte viola con le ultime ev eventi. E sotto ci ho lasciato quello spazio perché dovrebbe apparire delle GIF o GIF, che dir si voglia, in pixel art fatte da me per quando uno si iscrive. Tipo, per ora ho fatto solo dei raid e delle iscrizioni perché tanto i soldi non li posso prendere, ma neanche mi interessano per ora, insomma. Ah, stiamo. È questo per caso? È regolare. Certo, andiamo in giro insieme. Ecco, lei è bellissima. Plus to meet you. Ah, entra così. Ah, perché Lucca ancora non è con me. Vai, sentiamo gli ultimi gossip. Io perché mi ricordo adesso vagamente. Non si può bene. Non so perché sento delle vibes da Mistero della Pietra Azzurra, perché iniziava sempre con una fiera della tecnologia, robe del genere. Non ho capito. Ah. Non ho capito cosa c'entra di Tomboy. No, vedi, mi sto impallando troppo. Questo è troppo giocabile. Ah, ecco qua mi ricordo. Mi ricordo che dopo la fiera succedeva qualcosa che è il punto, l'evento scatenante per chi ha studiato sceneggiatura come moi. E si partiva per un viaggio incredibile. Use XY. Ah, è vero. Fico. Non ho capito. Io se mi voglio arrivare.
Non capisco, cioè, mi ha detto usa quei tasti per ballare, ok, ma se io tipo volessi andarmene. Benissimo. Cosa si può fare alla fiera di divertente? Molto Final Fantasy, anche perché. Ok. Perché comunque siamo Squaresoft, eh? Quindi è un Final Fantasy mascherato. Sì, vai. Ok, figa ci sono queste interazioni. Io in verità non volevo strattonarla. Ecco che Luca sta creando sta macchina del tempo, no? Ah no, tipo l'invenzione del secolo. Tipo la mosca, no? Dai, ci provo. Ciao Luca. Sì, basta saltare nel pod, va bene. Io fin qua mi ricordo c'ero arrivato, sì, ma non ci avevo giocato tantissimo. Spero si senta tutto bene. Mi potete confermare che si senta bene, sì. Wow. No, se al contrario funziona. L'hai pescata quella. In pratica io ho detto. Comunque che bello, in inglese si capisce tutto, questo è giocabile anche su emulatore così. E c'è il dramma. Ah, perché lei c'era quel pendant. Così faccio un po' venire voglia, capito? Gli faccio vedere l'int, poi dici cazzo, adesso me lo devo giocare tutto. Poi dopo questo c'è la creme della creme, no, non è vero, si va sempre peggio. Quindi abbiamo fino a qui abbiamo visto giochi comunque molto belli. Ah, no, in realtà abbiamo anche un po' di roba da vedere.
Vedi qua, Patil Mega Trip. Poi mi ricordo che c'era. Qua è mod 7. Sei tu? C'è il primo combattimento. Così ve lo faccio vedere, poi stacchiamo. Quindi lui andiamo. Blue Imp. Vedi, posso attaccare lui e si sposta Crono. Però vedi che tra l'altro sembrano gli alieni di Arale. Technic, non c'ho ancora nessuna te. Spettacolo la soundtrack. Poi ovviamente questo è il primo encounter, poi dopo sarà mega più complesso. Nani? Ecco perché diceva, i nemici ti attaccano anche quando non sei pronto. Perché c'è una specie di barra TB, non ho capito bene. Perché loro attaccano sempre. Ah, forse voleva dire che. Learn Cyclone. Adesso lo proviamo. Forse voleva dire che. Intanto che decido, loro mi possono attaccare. Quella funzione che ho attivato all'inizio. Altrimenti no. Proviamo. Adesso proviamo Cyclone. Power Glow. Tipo, come si fa a equipaggiare la roba? Ma sarà su Equip, no? Non c'è Equip proprio. Karate G. La tunica mi dà 16, invece il Karate Gi, anzi. Bandana, Power Glow, mi dà Power più 2. Easy come qualsiasi gioco. Un tonico. Vediamo Cyclone, poi stacchiamo. Passiamo al prossimo gioco. Se no qua io stai. Allora, innanzitutto diamo una spadata a esso. Cyclone. Bello. Perché ti faceva scegliere due bersagli, uno prima, uno dove farlo e l'altro subiva di conseguenza le altre abilità. Bellissimo Chrono Trigger, veramente incredibile. Guarda quante Toriyama. E niente, adesso ci dobbiamo spostare di console, non ancora, perché adesso guarda un po' cosa guardiamo. Quando i miei amici giocavano a quella merda di Final Bout, io dicevo, ma giochiamo a questo. Questo, ragazzi, secondo me è troppo bello. Uno dei migliori giochi di Dragon Ball di sempre. Dragon Ball Z Hyper Dimension. Allora, vi ricordate Super Butoden 3? Questo ha una palette molto più oscura, molto più fredda, se vogliamo. Anche i disegni sono molto più cupi, li vedete. Però secondo me c'ha un gameplay veramente figo. Questo che quando è, di che anno è? Sai che non lo so, se Super Butoden 3 era del 94. Cioè guarda già alto livello, guarda la skin di Goku, la pelle, la pixel art incredibile.
Cavolo, tu c'hai il Super Nintendo, c'hai già, potevi già giocare un sacco di capolavori, incredibile comunque. Del 96, quindi stesso anno di Chrono Trigger. Cazzo, a Natale sapevo già cosa chiedere se fossi stato di quell'epoca. Championnat. Contro l'ordinador. No, non lo so come si chiama. Guardate che roba. Cioè, guarda che i portrait, che belli. Cioè, Begito. Guarda, vi faccio vedere una roba bella, un bel po'. Tipo Junior. Petit che... Guardate gli intro, che figata, eh. Cioè, che sprite. Vedi, molto più... Quasi palette Mega Drive, se... Guarda che roba. Quello di Freezer è più bello. Poi Freezer è piccolino così veramente, no? Perché c'era una volta l'amico mio mi ha detto: ma andiamo sul pianeta Namek. Ha detto: ma Freezer è così piccolo perché ha visto un'illustrazione di una t-shirt, no? E ho detto: sì, guarda che Freezer è un tappo, è proprio il character design. Ale! Poi mi piace sta meccanica perché quando tu ti ricarichi anche la vita in verità. Quindi aura e vita sono un pseudo in comune in qualche modo. Ah, ci sono degli attacchi incredibili. Sembra peggio, è solo che perché non ci so giocare io magari. Bravo, Free. C'è il doppio tocco? Dignixion sarebbe la bomba di luce di Piccolo. Ah, si para con indietro classic. Non ho capito sta roba. Che va off screen alla Fatal Fury. Però vedi, già è molto più simile. Puoi fare, c'è il pushback. Cioè, c'è un sacco di meccaniche accortezze, diciamo. Oh, combo. No, ho perso, no? Ah, c'ha una presa aerea, che fischia. No, 28 m'ha tolto, quindi... Che fa? Bellissima voce original. J'arrivais pas comprendre pourquoi tu non so il francese. Allo che te su de perdre. Va bene. Comunque perché era francese, non so perché. Molti giochi erano tradotti San Goku Gigaboo. Cioè, ah no, vabbè, facciamo contro Sanguan de Professeur. Professeur, non so come si dice. Fighissimo. Guardalo. Solo qua, dopo le mappe si sbloccano. Ma che palette, madonna, tutta così...
Oh, Jav Gon, riesco a capire mo', è tipo un Recca, un personaggio Recca, no? Ah no, c'ha l'uppercut di Mortal Kombat. Oh, fischia. Ma dai, cazzarola. No, questo ha fatto schifo. Morto, tanto toglierà 40 almeno sta mossa. No, questa ha zero carbonella. Che Cell c'ha sta mega combo. Tsubadashi. Se la vea le come échauffement. Dai, voglio riprova Gohan però. No, proviamo. San Goku. Tanto sarà uno Shoto, no? Goku sarà. Tipo c'è l'arena solo in volo, ste robe qua. Perché ti puoi spostare da un'arena là. Combo time. Bella. Quindi in verità ci sono delle, tipo delle pseudo target combo. Ma perché la spari in alto, fischia? Come Sakura. Bella questa. E quindi? Vuoi dire se si ricarica la vita con questo attacco? No, è figo se. Sì. Non riesco a fare. Ho capito. Qua c'ha le mezzalune tipo quarto di luna all'indietro, mezza luna in avanti, colpo aura praticamente. Perché i tasti sono pugno, calcio, aura e quello che fa così, che serve per difendersi dai colpi aura, appunto. Quindi era come il power gaze di Terry Bogard, cioè non proprio, quindi sarebbe un quarto di giro indietro, mezzo giro in avanti. Debole debole la puto bien, non so cosa, come si dice. Bello. Ma adesso che so i comandi, volevo riprovare. Ne proviamo un altro. Mi piace questo Hyper Dimension. Lo sprite di Vegeta era figo. Lo famo, dai, famo Vegeta contro Goku, sì. Diventa Majin, bellissimo, lo sprite suo è uno dei più belli, mi ricordo. Guarda che roba con tutta quest'aura maligna. Siamo un'ora di live, ma tanto l'avevo messo in conto. Quindi Junior può colpire in diagonale alta con la bomba di luce. Oh. Ma lui c'ha un uppercut tipo bello. Ma
No, il Final Flash. No, super combo, che combo che si possono fare? Ah, il ca, ah, lo puoi fare in ca. No, vabbè, ci sono delle meccaniche da studiare qui, eh. Vedi, ti ricarichi la vita, no. Quindi se fai al momento giusto anche delle normal, cioè delle special. Arca fischia allora. No. Va bene. No, vabbè, bella giocata. Target combo, come su Street Fighter, che da vicino dà la testata, vedi? Via via. Figo Vegeta perché è molto dinamico. Vabbè, ci sta. Ho capito, molto figo, molto molto figo. Chi è Patrizia Scianca? Da noi c'è che la doppiava Goku piccolo almeno. Invece in giapponese è sempre un. Poi è morta anche sempre una signora giapponese, come anche per Rufy, tutti doppiati da signore giapponesi. Benissimo, avevo letto Benito un attimo, ok. Ci lasciamo col Super NES, fammi pensare, c'è qualcos'altro da vedere. Dragon Quest 3, Chrono Trigger. Super Butoden. No, vabbè, dai, basta. Andiamo alla PlayStation 1. Andiamo al tasto dolente di questa live. Però prima vi faccio vedere Tobal. Quindi io chiudo un attimo qui. Apro la PlayStation. Che è tutta settata. Adesso sta a vedere succede lo casin. Va bene. Avvia ISO. Tobal quale? Tobal 2 Japan. Ok, sempre della Squaresoft. Quindi diciamo artwork di Toriyama molto fighi, però su non lo so. Perdono un po' secondo me quando li vai a trasferire in modelli poligonali, ma come molte cose che ho visto anche ultimamente. Sì, mi stavo grattando un attimo la coscia. Allora, sì, che negli artwork tutto è bello, ma niente. Il 99esimo Fighting Championship. Allora, c'è chi dice che sono bruttini sti personaggi, oddio, certo, non so i livelli dei Dragon Quest, Dragon Ball o Chrono Trigger, però sono carini, sembrano un po' sì, fatti con l'editor di Toriyama, si può dire, perché. Vabbè che questo già è il 2, eh. Il 2 è molto più avanzato, questa è la pseudo Bulma con le pseudo motorette. Comunque Toriyama, avevo letto, molto appassionato, se non sbaglio, di motorette anche italiane. Di macchine italiane tipo la 500, robe così, vespette. Questo sembra un quadro famoso, no? Quello lì. Questo è generic Toriyama Fighter, dicevano alcuni, no, però è vero, non tutti sono fighi. Questo è il classico personaggio di colore disegnato da Toriyama, questa sembra la moglie di Bardock che messo in espuccia. Comunque abbiamo delle vibes anche un po' dragonboliane, chiaramente, essendo lo stesso disegnatore. Con la motoretta di prima, questi scenari molto vuoti, no? Lui fa tipo una specie di Tai Chi, perché questa mossa qua così. Così.
Giughiamo, giughiamo. Allora. Ah, la versione Japan, vabbè, faccio con, sarà questo, Arcade Mode, dai. Quindi abbiamo lui, ah, qua i random, qua fanno schifo. Dovevamo giocare l'uno perché qua nella select screen ci sono già i render, no? Io prenderei perché era grappler. Beh, invece la screen select dell'uno c'erano gli artwork. Quindi c'è un sistema di tre attacchi. Questa è la parata, se non sbaglio. No, non è vero. Quindi. Esatto, lei c'ha. L'ho letta prima la move list, ma è la prima volta che gioco, che carica. Oppure c'ha questo, perché. Lei è la grappler, però c'ha queste mosse che si caricano. C'ha il chop. Oh, il 2 devo dire che è molto più fluido. Oh. Madonna che mina che dà con l'Ariat caricato. Questo era famoso, c'era il gioco, sì, il codice delle nudità, ma non era altro che i vestiti erano colorati della stessa texture della pelle, quindi niente di eccezionale. Guarda le case dietro alle cupole. Oh, è bella questa messa. Le cupole alla Toriyama, tutto la Toriyama questo episodio, chissà perché. Questo è lo sweep, ma lì lo sweep lo posso combare con qualcos'altro. Oh, attenzione, Tekken. Ma io ti faccio un unblockable. No, no, lui è il protagonista, Chuji. Oh, devo dire che mi sta divertendo questo Tobal. Non mi ricordo, ero andato. Quando ero andato a prendere quel Broly che vi ho fatto vedere, questo qua, no? E che mia zia c'era, cioè, al negozio di videogame, era uscito Tobal, io dicevo no, fighissimo. Pensai, dici, i tuoi amici ci avevano Tekken 2, te c'avevi Tobal, pensa che sfigato. No, scherzo, vabbè, però insomma ci siamo capiti, nel senso c'era già, c'erano già più che due. Ah, quindi questi. No, non ho capito come si fa quella mossa lì, indietro indietro o giù back. Oh, poi le combo sono fighe, forse sarà il 2, ma. Marca la fischia. No, io un altro match lo farei. E questo io non ho capito tondo a cosa serve. L'avevo letto prima, l'Ariat. E poi è stannato, vero? Perfetto. Sembra un po' Doha come sistema, non lo so, cioè, come feeling, ma non c'entra niente, perché ti dico, c'hai tre attacchi che sono low. Questo è low, questo è medium e questo è high, ok, adesso ho capito. Perché ho visto prima il move list, quindi c'è tipo. LMH sarei, quindi io tipo avevo letto che con indietro M che era caricabile, perché lei non me lo fa più? Indietro L fa questo, indietro alto fa l'Ariat e indietro medio fa questo, e c'era scritto no chargeable, però sì, che potevi tenere premuto, vabbè, una roba del genere. La Muscle Mommy, va bene.
Lei mi ricorda, io penso sempre questi personaggi qua, anche su Power Instinct, come si chiama? Angela Berti, no? Che è la tizia grossa. Questo è un personaggio un po' bruttino, belli colori, ma se sai che quello lì in verità sono piume, non è che sia eccezionale. Smelio, ah no, Smeilo. E perché boh, mi viene da leggere Smelio parire. No, è Smeilo. No, adesso potevo fare il Lariat potente, fischia. E poi dopo questo concludiamo con la creme della creme. Ci sono due giochi che io odio. Però tocca a farli proprio per insultarli. Oh cazzo. Ma comunque mi sta gustando. Comunque se adesso perdo non continuo. Se perdo contro Smelio è finita. No, mi ha fatto la presa. Va bene, bravo Smelio. Benissimo. Andiamo subito al prossimo gioco. Perché mi dice cambia disco? Gundam Battle Assault? No, magari. Quello Bushido Blade, abbiamo già visto. Questo qui. Ma perché to... Che cavolo sto facendo? Allora facciamo una roba fatta bene. Chiudiamo. Allora perché l'emulatore non mi legge? No, ce l'avevo già fatto. E non ho capito che questo emulatore a volte non ti prende. Cioè, io ho selezionato letteralmente un altro gioco. Sì. Vabbè, avvia ISO, adesso dovrebbe funzionare. Gioco terrificante. Neanche mi ricordo la presentazione, adesso lo guardiamo. Quindi siamo al penultimo gioco, poi ne facciamo quello che tutti attendete. E non è questo, anche se pom pom, anche se il logo della Bandai che rimbalza è lo stesso. L'intro non me la ricordo, faceva schifo, sicuro. E capito cosa stiamo giocando. Avete capito o non avete capito che merda stiamo andando a giocare? Eh no, perché è bellissimo, cioè. Io andavo a casa dei miei amici. Questo discorso vale anche per il gioco dopo. Perché giocare a questo quando c'era Hyper Dimension e ce l'avevo sull'emulatore nel mio computer fisso? Però è bella questa. Cioè, arriva uno, fa due mosse, lui cosa fa? Fa Rocket Punch. Guarda, lui non fa niente, lui guarda e va via. Cioè, non fa niente. C'era lui che camminava così. Ti giuro, non l'ho rivisto. Era stato un lapsus di adesso. È tipo, penso che non lo avvio, cioè vi potrei far vedere la mia copia masterizzata di questa merda, con tra l'altro dietro ho scritto i codici che mi ha scritto un amico mio che lo saluto. Qua il codice era, me lo so segnato prima, è su triangolo giù L1, no, è su triangolo giù X, sinistra L1, no, allora, su, ah no, perché devo fare su triangolo giù X. Ok, e poi...
Dopo ve lo dico meglio. Adesso parte la presentazione di Ultimate Battle 27 perché abbiamo aggiunto 5 personaggi, che sono Kid Goku. Quindi è su triangolo, cioè dovete fare come le direzioni su e triangolo, giù X, sinistra L1, destra R1. Hercule, ovvero Satan, Goku SSG 3. Vegito, Vegito anzi. Ah no, Gogeta. Ma scusa. Ah, è vero, c'era sta cazzata. Fa vedere i Potara e poi c'è Gogeta perché c'era un. C'era. Perché non era uscito l'episodio, allora. Boh, non mi ricordo. C'era una questione tecnica. Come mi fai vedere i Potara e poi c'è Gogeta. Ma dai, ragazzi. Già solo per questo voto zero. E diventa Ultimate Battle 27 perché sono gli ultimi. Cioè, 22 al numero dei characters. Questa è la modalità. Io ce l'ho, pensavo che era la versione francese, come c'avevo io. Build up, praticamente te fai una specie di arcade infinito o pseudo. E con un personaggio che scegli e te lo buildi, appunto. Più usi una mossa, più si potenzia. Ma noi facciamo le classic. Questa mi piaceva un bel po'. Oh cazzo, io prendo Muten Master Roshi. Ah, poi parte un arcade contro Gotranks, come dicevano i fioli. Tu ce l'hai, Gotranks. Che schifo. Allora, avete visto? Menu fatto con PowerPoint, JPEG brutti, selezione del personaggio schifosa. Cioè, non, so cose che io do per scontato, ma siamo qui per parlarne. Loading così, che sviaggia, fatto malissimo. Tutto posticcio. Arene 3D brutte, sprite. Cioè, disegnati pre-render. Ma che schifo, ma che schifo. Guarda, neanche mi muovo. Però devo dire che. Me lo dico. Cioè, quello di Muten mi piace, però guarda che schifo. Praticamente. Guarda. Ah, c'era sta mossa di merda. Tiu. Cioè, hai capito che effetti grafici, ma. Ma vai in mona, veramente. Ma bella sta mossa del genio. Oh, onde tutte uguali, c'è cioè quello sprite lì. No, già ho finito tutta l'energia. Come ci si caricava tenendo premuto, vero? Un tasto qualsiasi. No, questo qui è la Mafuba. Bellissimo, basta, sto gioco e toglie. No, il genio quanto mi gasa lo sprite del genio. Cioè, allora, se fosse stato in pixel art e non un disegno pre-renderizzato di merda. Era fighissimo. Le musiche erano carine però. Ah, vedo che c'è lo. Ma bella però la meccanica. Fischia però, eh. Eh sì, tutta la vita, chi sei? Poi niente, poi c'è sta dissolvenza così. Certo che continuo, voglio sempre il genio. Sì, poi c'erano le finali incredibili, vabbè, sempre. No, sai chi voglio? Così. C'ho 16 perché almeno c'è Rocket Punch. Guarda che roba, VS, una palla con scritto VS, ma che cioè è proprio brutto dall'inizio alla fine, dalla schermata d'inizio alla schermata finale è una merda. Sì, oggi guarda, oggi posso dire merda, non mi interessa. Cioè, oggettivamente brutto, ah sì, perché i giochi di. Vabbè, che te dici, c'era solo questi quando eravamo all'elementare, ho capito, ma dopo che mio fratello mi ha fatto scoprire gli emulatori, io giocavo sempre a Hyper Dimension. Non c'era Rocket Punch? Bello! Però fa sempre la. Ah, guarda, sta fermo.
Perché poi lui non si può ricaricare, se... Vedi? Gli androidi c'era già quella meccanica. Poi sproporzionati, secondo me, perché C16... Cioè, voi siete fortunati, cioè avete Fighter Z, no? Beh, guarda che schifo, che effetto stupido. Ma non ti vergogni? Cavolo, poi boh. Questa mi sa che era la finale, mi stava facendo. L'avessi beccato una volta. Vabbè, ingiocabile, madonna, che schifo. Cioè, questo effetto mi ha sempre fatto ridere. Sono morto, spero, sì. Insomma, devo aggiungere altro. Ma neanche ci penso. Andiamo alla creme della creme, così famo un'ora e mezza. Quindi devo richiudere l'emulatore, riaprirlo, se no non fa, non si sa perché. E concludiamo con il gioco che tutti stavano aspettando. Se questo faceva schifo, questo lo fa ancora di più. E io lo dicevo già al tempo. E uno dice, certo, lo dici adesso perché... No, facciamo europeo. Io prima l'ho provato Japan. Però qua, ragazzi, c'è l'intro più bello di sempre, cantato da Hironobu Kageyama, che è quello che fa tutte le sigle di Dragon Ball, comprese nei giochi. Quindi... Adesso sto zitto e ci godiamo l'intro, che è l'unica roba bella veramente del gioco che ancora mi ricordo. The Biggest Fight, nome della canzone cantata da Hironobu Kageyama. Hai capito? La versione europea non c'ha Biggest Fight. Non me la ricordavo sta cosa. Avete visto che c'era una canzone mai sentita prima e neanche la voglio... Ecco perché prima avevo provato quello Japan. Che schifo era. Oh. Aspetta, scusatemi. Riassetto tutto. E vai. Che figuraccia, avevo detto adesso c'è Biggest Fight, canzone stratosferica. Invece parte un intro... Forse tutti ce l'avevamo Japan, effettivamente, masterizzato. So che c'è uno che ce l'aveva originale, incredibile. Oh. Bellissimo. Quindi indietro, avanti, giù, su, indietro, avanti, giù, su. No, non è vero, è indietro, avanti, giù, su, indietro, avanti, giù, su.
Ok, ha fatto il primo bling, abbiamo poi 5 volte triangolo, 2, 3, 4, 5 e 9 volte X. Ho detto no, perché? Prima, perché di solito X lo premi tante, cioè non c'è bisogno di contarne 9, quando capita, capita, ma prima niente, lo rifacciamo. Dai, che schifo, vabbè, basta. Modelli pu... Allora. Quindi avanti, indietro, giù, su, avanti, indietro, giù, su. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. E abbiamo anche Goku alla quarta. Poi allora, schermata bruttissima, pare quella di Mortal Kombat. Cioè, poi con... ma che roba è? Una sfera pre-renderizzata, non si sa. Vabbè, abbiamo capito. Poi parlano mezz'ora qui. Mamma Non mia, si sa che anche lui cazzo ha dicono mezz'ora. problemi. Cioè, pupetti ritagliati in JPEG bruttissimi. Anche questi non è che sono in pixelati. Cioè, sono pixelati, ma pixelati. Cioè, sono dei JPEG pre-renderizzati. Quindi, qua si può. Guarda quanto è sfatto, non si capisce niente. Per volare. Ah, che fatica! Era uno, dovevi fare. Poi mezz'ora fa le onde, questo era bello da vedere per carità. Ecco appunto, già devo sbrigare il joypad, ho capito. Poi vedete che c'è scritto on e on sopra, praticamente c'è scritto filmati on. Guarda, ma quel cazzo smane. Ma quanto cazzo è forte? Oh! Oh! Ma quanto cazzo meno! Poi il combo non ci becchi perché vedi la fa dritto per dritto, quindi devi allinearti perfettamente. Poi guarda, sì. Poi non la prendeva perché c'ha il pushback, quindi non si capisce un cazzo. Poi c'erano le MTO, oppure puoi far sempre così per dire. Vedi, boh, parte la mossa, cioè, goffo, fastidioso. Modelli poligonali, guarda, te li posso anche salvare. So Tu hai Arion. carinelli, so carinelli, come dice qualcuno, però. Cioè, io gioco a Tekken, gioco a Battle Arena Doshinden, gioco a Tobal numero 1, Tobal 2, gioco a Street Fighter Alpha per PS1, gioco a mille robe, perché devo giocare a sta merda? Dice, perché è la prima volta che no, un amico mio mi ha risposto così, no, perché questo, capito, la prima volta i personaggi di Dragon Ball ci piaceva da piccoli. Ho capito, ma io ti giuro, non ne potevo più, ho detto, raga, ma come fate? Lo bramavo anch'io, ma dopo un po' io dicevo, ma... Ci ho giocato parecchio, Ah, qui c'è senza filmato. Ah, ho fatto quel filmato, Non ti preoccupare. vabbè. È ingiocabile, ma come ve fa a piacere sta merda? Io già avevo un'educazione videoludica, se no non sarei qui. Guarda, ha fatto un attacco. Vedi, non ci si prende mai. Poi lui c'ha Chibi Goku, come lo chiamavano, perché il chibi vuol dire bambino, no? È ingiocabile, guarda che roba. Io devo andare al pari. E figuriamo che c'è un Fighter Z, pensa. Questo che fatica, guarda, devo andare giù con R1. Guarda, non pia niente. Vabbè, bravo. Poi è stanco, non si sa perché. Devo allinearmi bene. Questo copiato da Super Butuden che abbiamo visto, ecco. Devo sbrigare il joypad. Ma devo schiacciare tutti i tasti? No. Ma no, è ingiocabile, oh. C'è una mossa coi pugni? Mezzaluna avanti, mezzaluna indietro.
Valum come si gasa. No, ecco, queste sono le MTO. Perché vedete, c'è il primo on vuol dire che sono attivate le onde con il filmato. Poi le MTO niente, che se te facevi la combinazione giusta le continuavi. E poi alla fine, in teoria se lui la completava, finiva con un'onda con filmato. Ah no, c'era la mossa col pugno. Come si fa? Ah, è vero, perché qua non ci sono le mezzalune, devi fare giù avanti, proprio letteralmente giù e avanti. E vedi? E ti fa la combo. Giù avanti. Tipo anche questa è Indie. Tipo le onde. Ecco. Lì non so perché non me l'ha risposta. Questo è il Final Showdown. Tipo, ego, quanto cazzo dovevi smanettare? Cazzo, i amici miei fortissimi a smanettare. Infatti è uscito sti giorni il gameplay di Sparking Zero, sarebbe Tenkaichi 4 fondamentalmente. Perché si chiama così? Perché in Giappone si chiama tipo Sparking Neon, Sparking qualcosa, no? Faccio un'ultima parte, poi va. Piccolo! E giustamente vedevo un video che quando c'è il contrasto delle onde non devi più smanettare perché sarebbe anacronistico sbrigare il joypad, quindi gli fa quella cosa che gira un ciaffetto e beccare al momento giusto. Dai, basta, faccio questo, poi possiamo anche fare come baglioni. Quindi indietro, giù, avanti. Cioè, devi fare indietro, giù, avanti. Senza fare la mezzaluna. Anzi, se fa la mezzaluna. Ma allora come si fa quella dei junior? Addirittura lui c'ha indietro, avanti. E si fa giù, indietro, avanti, giusto? Gli ho fatto la bomba di luce che in tutti i giochi abbiamo visto la spara in diagonale. Stavolta dritto. Capito che non si sa come la spara. Ma perché non mi risponde? Guarda, poi quando flickera, cioè capito, non si sa cosa devi fare. È tipo quando dà il pugno, si smuove tu, guarda che vedi, non si capisce come si muove lo schermo. Hai visto cosa stava facendo? Oh, ma che cosa può? Il raggio demoniaco segreto finale. Tradizione. E metto l'autofire. Guarda che. Ti prego. Troppo di basta. Comunque era figo anche il boss finale che era Baby Vegeta Gorillone. Vabbè. Guarda, comunque sto, anche sto modello poligonale di Chibi Goku Super Saiyan non è manco malvagio. No, voglio vedere un'ultima cosa. Proviamo Pan. E poi basta. Perché questo era per pubblicizzare Dragon Ball GT, ovviamente. Però ci sono un moveset, cioè un roster alla fine abbastanza generico perché ci sono tre Goku, che c'è Goku, Goku Super Saiyan 2. No, che due Goku? Ce ne so 5 perché c'è anche. Oh, poi carino lo spray di Pan. Quante Toriyamose, l'ho voluto provare apposta. Ah, bella che c'ha quest'onda carina.
Che massacro! Ah, c'è solo qui. No, ho sbagliato. Volevo Ah no, stavolta vedi la Kamehameha. Vedi, ce n'ha due. Ho provato una combinazione differente. Lei c'ha l'aura piccola, perché l'aura in base a... Non posso rispondere, vero? Lo sfondo orrendo, questo comunque è lo sfondo di quel pianeta su Dragon Ball GT, eccetera, eccetera. Ma te non mettici Megalilde? Fischia. Energy Ball! Tipo Atena, no? Fa Psycho Ball! Non posso rispondere perché ho poco mana. Ho poco ki. Sì, c'è il modo per fare la parata, non lo so fare, non mi interessa. Ma lei c'ha... Ah, lei c'ha una combo. Questo è il calcio, ok. Se io facessi così... Vai. Vado in giocare, cioè ci devi proprio beccare, capito? No? Anche qui c'è pure la modalità del cavolo. Ma l'ho fatta. Dai, non può rispondere in teoria. Voglio che me la fa perché voglio vedere una cosa. Perfetto. Ma l'ho risposto. Quanto devo... Non ho capito quando... Oh, bello. Quando la devo fare per rispondere? Oh, vabbè, va là che la hitbox fa schifo. Dai, famo una sull'ultima sfida di onde. Vabbè, no. Adesso long play con Pan fino a Baby Vegeta, no? Ciaone proprio. Adesso parlano mezz'ora. No, dai, io volevo vedere uno sprite nuovo, un modello... Invece no. Almeno vediamo come hanno i colori alternativi. Facciamo così. Cioè, vedi che quando te colpisci che sia a sta distanza è come se non lo so, non reagisce bene, boh. C'è il chip damage due volte. Poi guarda, stavo volando ma Oh, le MTO bellissime, una merda. Poi l'arena è sempre quella, cioè ce ne so un paio, alcune sono anche carine, con la musichetta, le musiche qua non erano malvagie. Guarda, riesco a riconoscere che pennello... No, non è fatto così. Poi nel certo vedi il cielo, la skybox si interrompe, il gradiente, boh, si interrompe, ma non lo so, che cazzo ce l'hanno a fare, niente, oh. Sì, comunque niente, devi fare per forza... 1, 2, 3, 4, 3, e poi il colpo della... Cioè, se fai la mezzaluna non ti... sì, adesso me l'ha preso con la mezzaluna, strano però. Ormai mi ha ciaccato. Addirittura me la fa fare uguale? Però sono stannato. Sono finito.
Non posso rispondere, non so come si fa con altre robe. MTO. Ah, è vero, l'MTO finale ti sbatte, appare quel modello poligonale stupidino dell'edificio che si rompe, lui c'ha un'onda gratuita con filmato a cui non puoi rispondere. Tova, final bout, proprio final. Ed ecco così che si conclude la retrospettiva di oggi su Toriyama e alcuni giochi a cui ha lavorato. Sì, vabbè, questa la rivedrei volentieri, ma non ora. Rimettiamo tutti i santini. Un amico mio fa santini di cognome, non c'entra niente. E la chat funziona bella lì. Final bout, merda. Sì, tutto perfetto. Ok, e detto questo, figo che sono scritto in rosso. E niente, sono contento se vi è piaciuto per chi è stato con me, e cioè nessuno. Quindi grazie per chi c'è, per chi c'è stato e chi ci sarà, perché è tutto recuperabile su YouTube da domani, che tanto di domani parto, c'ho lo stage di Kung Fu e ciaone. E ci vediamo alla prossima. E vorrei fare Resident Evil di nuovo l'1 con Arrange Mode, perché fare un finale un po' più decente. Per il resto, ecco, guardiamo anche c'è l'avatar di Toriyama che ci saluta. E niente. Sta uscendo anche un gioco Sandland, sempre col character design di Toriyama. Forse questo è il suo ultimo lascito, diciamo. E così. Nuovo Sparking Zero, quindi nuovo Tenkaichi, quindi i giochi di Dragon Ball sono salvi, i Dragon Quest sono sempre belli, però adesso vedremo come faranno per i prossimi, è vero, questo non ci avevo pensato. Dragon Ball c'è Toyo Taro, che è bravino, mi piace molto, e vediamo così. E grazie a tutti, ci vediamo, bon, ciao ciao. Addio Toriyama.